lo Spirito del Signore su tutti noi, chiamati da Dio ad essere santi e immacolati al suo cospetto, per essere lode della sua gloria. Invochiamo lo Spirito santificatore, perché mediante la sua opera santificatrice noi possiamo essere conformi a Cristo Gesù. Ecco, iniziamo questa sera il Triduo, che non è per tutti, ma in modo particolare per quelli che sono stati chiamati in questo cammino di fede. Per cui le verità che noi toccheremo sono verità che riguardano sì tutti, ma in maniera particolare noi, e interessano ciascuno di noi per un esame di coscienza nel cammino a cui il Signore ci ha chiamato. Questi esercizi valgono anche per quelli che si preparano alla preghiera di fusione, perché i temi che tratteremo sono connessi con la preghiera di fusione. E senz'altro, per non perdere il tempo, sebbene quando si parla di Dio il tempo è sempre a nostra disposizione e il tempo è sempre ben usato, tuttavia per non dilungarci, noi invochiamo senz'altro lo Spirito Santo, perché illumini me, metta la sua parola sulle mie labbra, anzi la forgi prima nel mio cuore e poi la faccia suonare sulle mie labbra, e perché apre le vostre orecchie e il vostro cuore per recepire la parola che salva. Spirito,
benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nella sua grande misericordia Egli ci ha rigenerato mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Shema Israel. Ascolta Israele. Israele, la parola del Signore. Ed oggi si ascoltate la parola del Signore, non vogliate indurire i vostri cuori, come a Meriba, come a Massa nel deserto. Ascoltiamo allora la parola del Signore nella lettera agli Efesini, primo capitolo, dove c'è il disegno del Padre nei nostri riguardi, contenuto questo disegno proprio nell'inno che la prima cristianità cantava ai tempi di Paolo. Ascoltiamo. Dalla lettera agli Efesini. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà, e questo all'ode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in Lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Il disegno, cioè, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi,
essendo stati predestinati secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà, perché noi fossimo all'ode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Siamo stati allora chiamati ad essere santi e immacolati al suo cospetto, secondo il disegno del Padre, concepito fin dall'inizio della costituzione del mondo. Allora il Signore ci ha creati per essere santi. Questa è la ragione ultima della nostra esistenza terrena, e questa è la ragione dell'essere noi qui, per aiutarci a realizzare questo disegno del Padre. Chi non realizza questo disegno è un uomo fallito. Chi realizza questo disegno è un uomo realizzato. E noi siamo qui per realizzarci. Tutte le realizzazioni che gli uomini cercano per le loro vie sono realizzazioni fallaci. L'unica vera realizzazione ce la dice colui che ci ha dato la vita. Egli ci dice perché egli ci ha creati. Soltanto lui può dircelo con verità, perché lui è il Signore creatore nostro. Chiunque dovesse dire diversamente da lui è un ingannato e un ingannatore. Lui è la verità. E la verità è che egli ci ha creati per essere santi. Chi realizza questo progetto di santità, beato lui. Ma chi non realizza questo progetto di santità, disgraziato lui. Tu ti realizzi come uomo in Cristo Gesù e ti realizzi come santo. Se tu non sei in Cristo Gesù e non ti realizzi in Lui come santo, se non sei conforme all'unigenito, tu sei un fallito. Se questa verità penetra dentro di noi, è una verità forza, determina tutta una nostra vita, tutto un modo di vivere. Ecco perché questa sera io voglio fermarmi su questa verità, perché è l'idea forza che fa lievitare tutta la vita nostra
e dà la ragione d'essere al nostro esistere qua giù e al nostro convenire qui, in quest'aula, per ascoltare la parola di Dio. Siate santi, perché io sono santo. Ecco allora una prima parola che Dio ci rivela, il primo motivo che noi chiamiamo teologico. Teologico. Siate santi perché? Perché io sono il Santo. Voi siete miei, siete stati creati dal Santo, siete stati creati per me, per conoscermi, amarmi, servirmi, e allora dovete essere santi come io sono santo. Chi è santo santifica ancora di più. Questo è il comandamento del Signore. E allora dobbiamo essere santi perché Dio, il Creatore nostro, che ci ha creato a sua immagine e somiglianza, che in Cristo Gesù ci ha dato la natura stessa sua, divina, è santo. Se la natura di Dio è santa, anche noi, appartenenti alla stessa natura, figli di Dio, dobbiamo essere santi. Altrimenti siamo degeneri. Dio è il Santo, questo è il primo punto della riflessione. Dio è il Santo. Ricordate, la teofania di Isaia 6, quando egli all'inizio della missione si trova nel Tempio. E allora, mentre era nel Tempio, tutto sparisce ai suoi occhi e si vede la Maestà di Dio assiso sul trono. La presenza del Signore riempiva tutto il Tempio. Tutto il Tempio era pieno di fumo, cioè il mistero di Dio. Ma davanti a Dio c'erano i serafini, i quali andavano l'uno verso l'altro e gridavano: Kadosh, 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 El Shaddai, ossia santo, santo, santo il Signore, Sabaoth, El Shaddai, Sabaoth, il Dio Altissimo, il Dio degli eserciti. Davanti alla Maestà Santa di Dio, il povero profeta Isaia si sentiva nulla, povero, miserabile, sporco, e gridava: oimè, oimè, io sono perduto. O Dio, davanti ai miei occhi, io sono impuro. Ed abito in mezzo a un popolo impuro, tutto impuro,
davanti alla santità di Dio. E un arcangelo, cioè un serafino, prende col forcipe un carbone ardente sotto il trono dell'Altissimo, e con quel carbone ardente il fuoco divino purifica le labbra del profeta. Adesso tu sei purificato dalla tua iniquità. Per Israele il santo era Dio, e ogni volta che un ebreo pronunziava il nome di Dio, il nome del santo si levava così, il berretto se l'aveva, comunque chinava la testa, sia benedetto, sempre sia benedetto. Noi questa devozione, ossia questa delicatezza, questa comprensione della santità di Dio non l'abbiamo. Con molta facilità pronunziamo il nome di Dio, anzi gli ebrei mai pronunziavano il vero nome di Dio, che era segreto, e una volta solo all'anno il sommo sacerdote entrava nel Santa Santorum e invocava Dio con il suo nome, mentre le trombe suonavano perché nessuno ascoltasse il nome di Dio. E il padre sacerdote, sommo sacerdote, comunicava al figlio, erede nel sacerdozio, il nome di Dio, ma nessuno lo sapeva. E là dove incontrava il nome di Dio, Yahweh, nessuno pronunziava questo nome. Lo sostituivano con un altro nome, o Adonai, oppure Shaddai, Dio Altissimo. Oppure il Signore. Ma Yahweh nessuno mai lo pronunziava. È il nome augusto di Dio. Noi diciamo Yahweh, probabilmente questo, il nome, cioè perché non era vocalizzato. Questo per dire come si sentiva la santità di Dio. Dio è il santo. Un bel giorno il santo scende sulla terra. Scende sulla terra. L'angelo Gabriele annuncia a Maria che lo Spirito Santo scenderà su di lei e colui che nascerà da lei sarà il santo, perché è il figlio di Dio. E quando il Verbo di Dio si incarna, il Santo scende sulla terra e incomincia a conversare con gli uomini, fatto uomo. Adesso abbiamo il Santo sulla terra, il Figlio di Dio, Gesù. I diavoli lo riconoscono. Tu sei il Santo, il Figlio di Dio, e tremano. Da allora la santità è sulla terra. Gesù, il santo di Dio sulla terra, distrugge il peccato proprio sulla croce.
perché noi possiamo essere santificati in Lui. E a Pentecoste ci manda lo Spirito Santo, il Santo. Santo il Padre, Santo il Figlio, Santo lo Spirito, che dimora sulla terra, dimora nella Chiesa, dimora in ciascuno di noi, fin dal battesimo, quando siamo stati immersi nella triade santa, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. E allora anche noi siamo chiamati ad essere santi, come il Padre, come il Figlio, come lo Spirito Santo, perché è fatta l'immagine di Dio, un e trino. Questa è la nostra vocazione. Vedremo adesso come diventiamo santi. Però sappiamo che questa è la nostra vocazione. Chi si fa santo ha realizzato se stesso. Chi non si fa santo non ha realizzato se stesso. Qui, in mezzo agli uomini, ci possono essere gli scienziati, i poeti, i re, i potenti. Se non sono santi, sono dei falliti davanti a Dio. E tutti scenderanno nello sciollo con i trafitti di spada, come dicono i bei canti dei profeti. Là si trova il faraone, là si trova il re di Tiro, là si trovano tutti i potenti della terra, proprio nello sciollo. Una vecchierella che ha realizzato il piano di Dio è più grande di Napoleone, di Cesare, di qualunque monarca, di qualunque potente, uomo della terra, perché si è realizzato. L'unica realizzazione vera davanti a Dio è quella della santità. E allora la scala dei valori sarà diversa da quella che noi fabbrichiamo qui sulla terra, in cui noi troviamo una scala. Al vertice ci stanno i grandi, poi quelli mezzi mezzi, alla fine gli ultimi. È la scala degli uomini, ma nella scala di Dio, al vertice, ci sta il più santo. Poi quello ancora santo ma meno santo, nell'ultimo gradino, quelli che non sono santi. A prescindere che siano imperatori, papi, vescovi, non importa. L'unica ragione che esiste alla morte è la santità. Tutte le altre categorie umane sono sparite, non valgono. Valgono soltanto qui sulla terra, ma davanti a Dio no. Il più grande è il più santo. L'ultimo è il meno santo. Per cui un contadino o una vecchierella nella scala umana realizzata davanti a Dio può essere molto più in alto di un grande della terra. Ecco come dobbiamo vedere e giudicare chi ha lo Spirito Santo. Giudica secondo Dio, vedi con gli occhi di Cristo e hai il pensiero di Cristo. Giudica tutti e tutto.
non è giudicato da nessuno, perché ha il giudizio di Cristo, ha la vista di Cristo, gli occhi di Cristo. Adesso, per non dilungarci, vediamo come dobbiamo farci santi. Già santi lo siamo per nascita spirituale, quando nel battesimo noi siamo stati immersi nella santità e impregnati di Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, siamo già nati santi, per cui tutti i battezzati, lavati dal loro peccato, sono santi. È una verità che dobbiamo noi coltivare. Quando Paolo scrive le lettere ai Corinti, ai Tessalonicesi, ad altri, si esprime così: ai santi che sono in Corinto, ai santi che sono a Tessalonica. E anche Sant'Agostino, ai suoi tempi, rivolgendosi ai fedeli, li chiamava miei cari santi, carissima santità. La vostra santità conosce che è così. Ed il modo abituale di esprimersi. Perché se siamo di Dio e Dio è santo, noi già siamo nati santi nel battesimo, e finché abbiamo la natura divina che ci ha costituiti figli di Dio, santi noi siamo. Per nascita. Però siamo chiamati a realizzarci e a farci santi, per realizzare cioè il nostro essere. Per cui siamo già santi per nascita, ma chiamati a realizzarci come santi, chiamati ad essere santi. Questa idea è ben espressa nella prima lettera ai Corinti, dove ai santi che sono in Corinto, chiamati ad essere santi. Dunque, sono santi, chiamati ad essere santi. Cioè, chiamati a realizzare se stessi, ad essere quelli che realmente sono. Allora questo ci dice che sì, siamo santi per nascita, però noi dobbiamo, col nostro impegno, con la nostra vita, siamo chiamati a realizzare, cioè a realizzare il progetto di Dio, che è quello di essere conformi a Cristo Gesù, il Santo per eccellenza, il prototipo della santità. Detto questo, noi diciamo, e allora, come ci possiamo fare santi? Ed è qui che voglio fermarmi per un momento, perché questa è una riflessione che voi dovete poi continuare personalmente, è un input. Nell'opera meravigliosa della nostra santificazione mette mano cielo e terra. Ricordate il verso di Dante? Il verso di Dante in cui egli parla del suo poema, mette mano cielo e terra. Nell'opera più grande che l'uomo può compiere, la propria santificazione, mette mano cielo e terra. Mette mano Dio,
mette mano l'uomo. Si tratta di collaborare per l'uomo con Dio, perché il vero santificatore è Dio, mediante lo Spirito Santo. Per questo Dio ha mandato in noi lo Spirito Santo, per questo il Padre ci ha radunati in Cristo il Santo, per essere santi in Lui. Noi siamo nel Santo Cristo, dove abita lo Spirito Santo, perché mediante l'azione dello Spirito noi possiamo realizzare l'immagine di Cristo, essere conformi al Santo, come Cristo è conforme al Padre. E allora il santificatore chi è? Il principale santificatore è lo Spirito Santo. Nella lettera ai Tessalonicesi, seconda, Paolo dice, parla della potenza dell'opera santificatrice dello Spirito. Lo Spirito Santo è una forza santificatrice che è dentro di noi, e tutta l'opera dello Spirito nei nostri riguardi è un'opera di santificazione, per cui il santificatore è lo Spirito Santo. E noi siamo i collaboratori dello Spirito Santo, nel senso che noi lasciamo fare e favoriamo l'azione dello Spirito dentro di noi. Lo favoriamo. Lui lavora e noi ci lasciamo lavorare e collaboriamo con Lui, perché siamo esseri liberi, dotati di intelligenza e di volontà, per cui lo Spirito Santo ci usa, chiedendo la nostra libertà, perché possiamo rifiutarci, e ci santifica perché noi, con la nostra intelligenza, con la nostra volontà, aderiamo all'opera dello Spirito e ci lasciamo santificare da Lui. Per cui la santificazione è opera, si dice, dello Spirito, ma è anche opera nostra, che liberamente accettiamo l'azione dello Spirito, la favoriamo con la nostra intelligenza, con la nostra volontà. E allora vediamo un poco come lo Spirito Santo ci santifica e come noi dobbiamo collaborare. Che ora c'è? Non voglio stancarvi, eh? Cominciamo da quando lo Spirito Santo ha incominciato a santificarci dal battesimo. Dal battesimo. E che cosa fa lo Spirito Santo? Ci mette tutte quei doni, quelle forze dentro di noi, di cui Egli poi si serve con la nostra collaborazione, perché noi possiamo santificarci. Che significa santificarci? Non è tanto una santificazione morale, quanto il crescere come figli di Dio e vivere come figli di Dio, come Cristo. Per cui lo Spirito Santo innesta in noi la vita filiale, la vita di Cristo, dirà poi Paolo, per me vivere Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo è un programma, fare vivere Cristo dentro di noi. E allora l'opera dello Spirito in cosa consiste? Renderci simili a Cristo. Egli deposita dentro di noi il DNA spirituale,
il DNA fisico si rende conformi. Sono i geni, ci sono, lasciamo stare qui la biologia, ma c'è una biologia spirituale e lo Spirito Santo che ci santifica creando in noi la conformità a Cristo. Come il figlio rassomiglia al padre, così noi rassomigliamo in Cristo al padre. Per cui il cristiano è una copia di Cristo, una clonazione in certo qual modo di Cristo, ad opera dello Spirito. Lo Spirito Santo sviluppa il DNA spirituale che è quello di Cristo deposto in noi, perché noi possiamo prendere le fattezze di Cristo, avere il pensiero di Cristo, i sentimenti di Cristo, possiamo dire gli organi spirituali di Cristo, essere conformi a Cristo, perché il Padre Eterno conosce un solo Figlio, che è Cristo, e accetta tutti quelli che sono rassomiglianti al Figlio nel Figlio. Gli altri lo lasciano, perché l'unico amore del Padre è il Figlio. E allora il Figlio cosa fa? Il Figlio ci crea simile a Lui, mediante il suo Spirito, dello Spirito Santo. E allora cosa fa lo Spirito? Ci sono due operazioni importanti. Prima operazione, continua in noi l'opera battesimale. Nel battesimo cosa avviene in noi? Abbiamo il lavaggio dal peccato. Lo Spirito ci lava dal peccato. Quest'opera continua sempre nella vita. Lui continuamente ci battezza, nel senso che ci purifica giorno per giorno. Per cui l'opera santificatrice dello Spirito consiste in un primo momento, soprattutto nel primo momento, ma sempre, fino all'ultimo giorno della nostra vita, in una opera di purificazione. Ecco allora la dimensione ascetica della nostra vita. Cristo ci purifica dai peccati, ci purifica dall'uomo vecchio, ci purifica dei vizi e delle passioni, un'opera immane, perché noi portiamo l'eredità del peccato dentro di noi, portiamo l'eredità dei vizi, di generazione in generazione, l'eredità delle tendenze cattive, portiamo le tre concupiscenze dentro di noi, dentro la nostra carne, la nostra mente è sviata, proiettata verso l'errore, la volontà è sviata, proiettata verso il male più che verso il bene, e lo Spirito Santo deve correggere, deve purificare. Ecco l'opera in mano dello Spirito, che opera purificatrice. Però a quest'opera lo Spirito Santo chiama anche noi, perché dobbiamo essere noi allora in collaborazione con lo Spirito a santificarci mediante la crocifissione dell'uomo vecchio. Coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù hanno crocifisso la propria carne con i vizi e le passioni. Per cui il vero cristiano è un crocifisso con i vizi e le passioni. Bisogna svecchiare l'albero vecchio dai frutti della carne. Galati. Capitolo 5, verso 20, 21, l'impudicizia,
la tendenza all'oscurità. Il libertinaggio, la tendenza ad essere libertini. L'idolatria, la tendenza a farci idoli in questo mondo. E poi le divisioni, le fazioni, le contese, tutte quelle che voi leggete. E allora l'opera in mano dello Spirito è dare sotto all'uomo vecchio, uccidere l'uomo vecchio, renderlo impotente, ecco, svecchiandoci ogni giorno, potete leggere la lettera così paolina, gli Efesini, Colossesi, Filippesi, mortificate quello che è vecchio in voi, eccetera, eccetera. Invece potenziate l'uomo nuovo. E allora l'opera dello Spirito consiste in questa opera di svecchiamento, cioè di uccisione dell'uomo vecchio, perché possa nascere l'uomo nuovo, creato da Dio, secondo giustizia e verità. E in quest'opera dobbiamo essere noi a collaborare con lo Spirito, favorendo la sua operazione, lasciandoci mortificare. Diceva Gesù, colui che vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Questa è la via nella santità. Per cui si comincia così con la conversione. È vero che il battesimo ci ha costituiti santi, però i vizi e le passioni prendono facilmente piede in noi. Il mondo che ci sta attorno ci seduce. Il diavolo fa la sua parte, per cui noi ci sviamo, ci sganciamo dall'attività dello Spirito, non siamo docili all'azione dello Spirito, e o perché non vogliamo o perché siamo deboli cadiamo ancora nel peccato. Ecco perché dobbiamo convertirci, e allora lo Spirito Santo diventa in noi fonte di conversione, ci chiama a convertirci ogni giorno e a rendere permanente la nostra conversione, perché questa conversione permanente consente allo Spirito di lavorare dentro di noi all'opera di santificazione. E perché attraverso la conversione noi siamo collaboratori dello Spirito nella nostra santificazione. Io non vado oltre, perché riprendo questo discorso domani, dove parleremo dell'azione positiva dello Spirito, perché lo Spirito non si arresta soltanto a mortificare l'uomo vecchio. E termino con questa immagine. Avete visto le gallerie? Quando ci sono qui le macchine, gli uomini, che secondo un progetto forano anche le montagne. Avete visto per esempio le gallerie qui vicino a Palermo, oppure le grandi gallerie per l'autostrada Palermo-Messina, che è più vicina. A volte sono gallerie di chilometri. E allora, come si lavora in galleria? Che si fora, si fora, si fora, si mette fuori tutto il terriccio, il pietrame, ma contemporaneamente si creano le volte, si creano le volte, altrimenti tutto franerebbe. Per cui si mette fuori il terreno, la roccia, e si crea la volta. E allora la santificazione è questa: lo Spirito Santo penetra
dentro di noi, ci libera dall'uomo vecchio e crea l'uomo nuovo, la volta, e penetra dentro di noi. Per cui la santificazione è una penetrazione di Dio dentro l'uomo. Questo nostro Dio ci penetra, ci sveglia, ci libera dall'uomo vecchio e forma l'uomo nuovo. Noi continuamente siamo penetrati dallo Spirito. Questa è la nostra santificazione. Non siamo noi ad andare così in alto, ma è Dio che penetra dentro di noi, penetra nelle nostre viscere, nelle viscere del nostro essere, ed abita con noi, abita con noi. Vedremo domani quest'opera santificatrice nella sua parte positiva e vedremo come noi possiamo collaborare all'opera santificatrice dello Spirito, sia lasciandoci purificare, sia lasciandoci illuminare, sia lasciandoci unire a Cristo Signore, perché è Lui che noi diventiamo santi. Amen. Misericordia del Signore duri in eterno. Capitolo 30. Di Dio con l'uomo. Funzione di quanto abbiamo detto, noi leggiamo così una parte del Cantico di Mosè, dove c'è l'epopea di Dio con l'uomo, l'azione di Dio e la risposta dell'uomo al progetto di Dio. Leggiamo soltanto alcuni tratti di questo capitolo 32 dell'inno di Mosè, il Cantico di Mosè, Deuteronomio 32. Noi faremo il ritornello e dicendo così questa parola: la misericordia del Signore dura in eterno, oppure eterna è la sua misericordia. E adesso tu comincerai a leggere. 2, 3, va bene? Primo, 2 e 3. Anche 4, mi pare, così. Allora, 4, così possiamo dire 4 strofe, le strofe sono lunghe, voi direte: eterna è la sua misericordia. Cantico di Mosè. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare, oda la terra e le parole della mia bocca, stilli come pioggia la mia dottrina, scende come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia, perfetta è l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto e retto. Peccarono contro di lui i figli dei generi, generazione tortuosa e perversa. Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente,
Non è Lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito? Ricorda. Eterna è la sua misericordia. Ricorda i giorni del tempo antico. Medita gli anni lontani. Interroga tuo Padre e te lo farà sapere. I tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti, secondo il numero degli israeliti, perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe è sua eredità. Eterna è la sua misericordia. Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari, lo circondò, lo allevò, lo custodì come pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Lo fece montare sulle alture della terra e lo nutrì con i prodotti della campagna. Gli fece succhiare miele dalla rupe e olio dai ciottoli della roccia, crema di mucca e latte di pecora, insieme con grasso di agnelli, arieti di Basan e capri, fior di farina di frumento e sangue di uva che bevevi spumeggiante. Eterna è la sua misericordia. Giacobbe ha mangiato e si è saziato. Sì, ti sei ingrassato, impinguato, rimpinzato, e ha respinto il Dio che lo aveva fatto. Ha disprezzato la roccia, sua salvezza. Lo hanno fatto ingelosire con dei stranieri e provocato con abominio all'ira. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a divinità che non conoscevano, novità venute da poco, che i vostri padri non avevano temuto. La roccia che ti ha generato tu hai trascurato, hai dimenticato il Dio che ti ha procreato, ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie, ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Alzo la mano verso il cielo. Così anche avviene per noi. Nazione o nazioni per il suo popolo, perché egli vendicherà il sangue dei suoi servi, volgerà la vendetta contro i suoi avversari e purificherà la sua terra e il suo popolo. Eterna la sua misericordia. Ecco, nel cantico vengono celebrate le meraviglie del Signore, il popolo eletto, che però non corrisponde all'elezione e si lascia traviare, però il Signore si vendica contro i nemici e rialza così le sorti del suo popolo, perché la vittoria è del Signore, il Signore vuole realizzare il suo progetto. Così anche avviene per noi. Noi ci possiamo sviare, noi possiamo essere sedotti, percossi, allontanati dai nostri nemici, però alla fine il Signore trionferà, il Signore si ci rimprovera perché noi lo abbiamo abbandonato, ma alla fine il Signore farà vendetta, il Signore rialzerà il suo progetto, il Signore ci salverà e noi esploderemo in un inno di grazia. Esultate dunque nel Signore, perché il Signore ha trionfato.
E allora, con questo cantico nel cuore, ci diamo la mano e guardiamo al nostro Padre del Cielo, che ci ha chiamato ad essere santi come Lui, e cerchiamo di, in questi giorni, di meditare su questo progetto e di favorire questa chiamata del Signore, santificandoci. Padre nostro, Padre nostro, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Adesso diamo la benedizione e poi concluderemo con un canto. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, scenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen.